Buongiorno, oggi è lunedì ed è l'11 febbraio del 2019. Iniziamo questa settimana con alcune parole di Paolo che sono state scritte nella sua lettera ai Filippesi. Sto leggendo Filippesi 4, dal versetto 4 in poi, è scritto così: rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, e lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e l'Iddio della pace sarà con voi. Una delle cose che noi possiamo comprendere come risultato dell'ansia nella nostra vita, paure, preoccupazioni, è purtroppo la nostra mancanza di capacità di controllare le circostanze attorno a noi. A volte abbiamo cercato di controllare tutto ciò che riguarda gli aspetti della nostra vita, il nostro aspetto economico, l'aspetto sentimentale, la nostra famiglia, il nostro lavoro, le nostre amicizie. E a volte quando non riusciamo, anzi molto spesso poi alla fine succede sempre così, quando non riusciamo ad avere il controllo, il totale controllo di queste cose e vediamo che le cose in una maniera o un'altra ci sfuggono dalle mani e prendono direzioni diverse, questo ci fa andare nell'ansia, ci fa cadere nella paura. Perché? Perché Dio non ci ha mai chiamato a controllare le cose. Vorrei parlarvi brevemente della differenza tra ciò che è il controllo che possiamo avere sulle cose e l'influenza che possiamo avere sulle cose. In realtà non possiamo controllare le cose fino a quando non succederà qualcosa che andrà al di fuori del nostro controllo, quindi le potremo controllare soltanto per un brevissimo tempo e a volte purtroppo il controllo si trasforma in manipolazione, cioè dove noi gestiamo, cerchiamo di gestire le nostre cose soltanto per il nostro beneficio. Non sto parlando semplicemente di essere avidi o di essere egoisti, ma perché fondamentalmente c'è una paura, c'è un'ansia, c'è una sofferenza all'interno del nostro cuore dove desideriamo che tutte le cose in un modo o in un altro combacino con quelle che sono le nostre aspettative. E quando le cose vanno fuori controllo, in realtà veniamo delusi. E quindi veniamo delusi perché abbiamo l'illusione del controllo. Ma Dio non ci chiama a controllare le cose, noi siamo chiamati ad influenzare le cose. Ed ecco perché quando arriva il momento in cui tutto va fuori dal nostro controllo e le cose vanno in una direzione totalmente inaspettata, Paolo dice una cosa straordinaria: in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplico con ringraziamento, e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ma noi a volte dimentichiamo una delle cose più importanti, cioè come posso fare ad avere pace nel momento in cui tutto sta andando al di fuori del mio controllo. Posso influenzare la mia vita, posso fare in modo che la mia vita passi da una posizione di controllo ad una posizione di influenza. La prima cosa devo lasciare che la presenza di Dio, i pensieri di Dio influenzino la mia vita, perché parliamoci chiaro, il problema non è mai attorno a noi, il problema è sempre dentro di noi. Quando noi cerchiamo di controllare le cose e le cose vanno fuori dal nostro controllo, il problema non sono le cose, il problema non sono le altre persone, il problema è sempre dentro di noi, è un'attitudine che dobbiamo cambiare. E Paolo dice una cosa bellissima, ci dà saggezza in questo. Dice: quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose. Dobbiamo imparare a riempire la nostra mente di questi pensieri, pensieri veraci,
pensieri onesti, pensieri giusti, pensieri puri, pensieri amabili, pensieri in cui c'è buona fama, pensieri in cui c'è virtù e lode. Perché il problema è sempre qua, il più grande campo di battaglia non sarà mai il nostro portafoglio, non saranno mai le nostre relazioni, non sarà mai nel nostro posto di lavoro. Il campo di battaglia dove esistono e dove si svolgono le più grandi battaglie della storia, della nostra vita e di tutta l'umanità è sempre qua. Ed ecco perché non sarà mai sufficiente, non sarà mai abbastanza poter parlare o insegnare sul rinnovamento della mente, su quello che è il vero ravvedimento, cioè sul cambiamento di pensiero, sul pensare in maniera diversa. Smettila di leggere i giornali, smettila di ascoltare i telegiornali, smettila di permettere ad altri di mettere spazzatura nella tua mente. Perché questi pensieri di paura, di morte, di distruzione, di malattia che vengono dall'esterno influenzano la tua vita e tu pensi di poter controllare. In realtà il problema del controllo è perché siamo influenzati in maniera negativa. Ma se noi usciamo fuori da questa attitudine e cominciamo a lasciarci influenzare dai pensieri di Dio, da quella che è l'opera di Dio, da quello che vuole Dio, da quelli che sono i pensieri più alti di Dio, perché i pensieri di Dio sono sicuramente più alti dei nostri, sono pensieri dove la sua volontà, che è buona, accettevole, perfetta, viene espressa e viene impressa nella nostra mente, allora non riusciremo a comprendere che non possiamo controllare tutto, ma che la prima cosa che possiamo fare è lasciare che Dio influenzi la nostra vita affinché noi possiamo influenzare tutto quello che sta attorno a noi. Noi non possiamo avere il controllo dei nostri figli, possiamo influenzarli. Non possiamo avere il controllo del nostro lavoro, possiamo influenzarlo. Non possiamo avere il controllo sulle relazioni, possiamo influenzarle. Non possiamo avere il controllo sulla nostra salute, ma possiamo influenzarla. Ed ecco che dobbiamo passare da questo, da questa mentalità, switchare, come si dice in inglese, fare uno switch, passare dalla modalità di controllo alla modalità di influenza. Tu sei stato creato non per controllare, ma per influenzare. Questa è la chiamata che Dio ci ha dato e se noi siamo influenzati nella maniera giusta, ed è per questo che voglio consigliarti, vedi meno TV, meno fiction, meno telegiornali, meno talk show che parlano di spazzatura continuamente, meno trasmissioni di opinioni politiche, eccetera, eccetera. Ma comincia a guardare dei video che ti possono incoraggiare, leggi dei libri. Qualcuno disse un giorno, una delle più grandi differenze tra coloro che vincono e coloro che perdono è che coloro che perdono guardano tanta televisione e coloro che vincono leggono tanti libri. E quindi permetti anche a persone che sicuramente hanno tanto da insegnare su questo argomento di influenzare la tua vita affinché tu possa essere un grande influenzatore. Ricordati, non potrai mai controllare tutto e per sempre. Potrai controllare qualcosa per un breve istante, ma quando arriverà il momento in cui tutto andrà fuori controllo, questo rivelerà soltanto una cosa, che dentro di te c'è grande insicurezza e questo produrrà tanta paura e tanta sollecitudine e ansietà. Ma quando noi ci lasciamo influenzare dai pensieri di Dio, allora riusciremo a influenzare anche le nostre parole, il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, il nostro carattere e il nostro rapporto con tutti coloro che amiamo e lì dove siamo stati chiamati a dare la nostra influenza. Una buona giornata.